Una mattina importante in Oltrepò Pavese, il centro Ricca Gioia riparte, lo fa sotto regia di Regione Lombardia e di ERSAF, azienda speciale che segue questo centro da sempre, una rinascita all'insegna di grandi partner che faranno ricerca, innovazione e sviluppo. I temi saranno quelli dell'agricoltura di precisione, dell'innovazione, ma l'intento è anche quello di digitalizzare un mondo che ne ha bisogno per accrescere la competitività. Molti degli interventi oggi nella sala convegni del Centro Ricca Gioia di Torrazza Coste, un messaggio forte che parte dal territorio, un territorio di eccellenza agricola, di eccellenza agroalimentare, che può guardare a un futuro fatto di sostenibilità, sviluppo e ricerca dentro un centro che rinasce a nuova vita con tanti partner nazionali e internazionali che promettono grandi cose. Ecco che cosa si è detto oggi alla cerimonia di conferenza stampa e presentazione della neonata Fondazione Ricca Gioia. Come per me è veramente un grande piacere e soprattutto una soddisfazione. 25 anni fa io ero consigliere regionale e ero in commissione agricoltura e parlavo di una struttura a Torrazza Coste, si chiamava Civifruce, ed era un centro che doveva trovare una sistemazione, una modalità di sviluppo. Sono ritornato dopo un po', non mi sono impegnato sempre in attività agricole, dopo un po' sono diventato presidente di ERSAF. ERSAF aveva avuto in gestione questa struttura di Ricca Gioia e ancora si parlava di come poter portare a sviluppo, riorganizzare e dare una modalità di attuazione a questa struttura. Ho avuto la fortuna, l'intuizione di avere dei collaboratori che insieme a me hanno pensato a come realizzare un qualche cosa che potesse essere non soltanto una struttura di carattere territoriale, sebbene il territorio è fondamentale perché è un territorio vocato agli aspetti agricoli, ma che potesse essere un qualche cosa che avesse una visione di livello regionale e nazionale. E ho avuto la fortuna di avere un assessore, l'assessore nostro all'agricoltura Fabio Rossi, che ha creduto in questo tipo di iniziativa. Ha creduto questa iniziativa da subito e non stiamo parlando del periodo post-Covid, ma periodo pre-Covid. Già avevamo pensato ad una necessità di avere una struttura, un hub di innovazione tecnologica. Abbiamo creduto in questo prima del periodo della pandemia, prima del PNRR, ma nonostante questo oggi ci troviamo un po' di difficoltà, siamo riusciti comunque a mettere in piedi veramente una piattaforma tecnologica dove la fondazione che è stata creata mette insieme persone che fanno parte del pubblico, Regione Lombardia e ERSA, che mettono in disponibilità questo spazio, questa struttura e tante realtà nazionali ed internazionali, ma di caratura non nazionale ma anche internazionale, che aiuteranno questa struttura a creare delle idee nuove e innovative per la tecnologia e l'agricoltura sostenibile e che dia sviluppo anche dal punto di vista economico. È credo un momento molto importante perché coroniamo un po' di fatiche per arrivare a questo risultato, quindi colgo l'occasione per ringraziare sicuramente Ersa, Presidente, il suo staff, il Direttore Nagli, tutti coloro che sono i protagonisti della Fondazione, soprattutto Presidente Annibale Maffè e Fondazione Ricca Gioia, che si caratterizza per essere una realtà estremamente qualificata. Poi faremo il dettaglio delle presentazioni per i soggetti che hanno creduto in questa progettualità e hanno costruito questa proposta. Credo tra le più importanti realtà che i vari settori potranno portare un contributo e già lo portano all'innovazione in campo agricolo. Ovviamente saluto anche gli assessori presenti che hanno condiviso l'esperienza, Sara Bolognini, i consiglieri Pedrazzi e Mura, anche della Commissione Agricoltura, e a tutti i rappresentanti delle categorie presenti in sala. Due brevi considerazioni. Il mercato del 4.0, usiamo questa terminologia forse non correttissima, ma tanto per capirci, l'agricoltura vale tanto, cresce a un ritmo significativo del 20% rispetto all'anno precedente, però in Italia soltanto il 4% della SAU coltivata è interessata all'applicazione di tecnologie inquadrabili in questa definizione. Vuol dire che c'è un 96% da conquistare, c'è un ampio margine di potenzialità in agricoltura più che in altri comparti coltivi.
sull'applicare appunto la tecnologia di vario ambito, dal digitale piuttosto che dalla tecnologia che può arrivare anche in altri settori. Insomma, c'è un terreno significativo da conquistare per fare che cosa? Io penso per coniugare i due obiettivi che in campo di politica agricola abbiamo da qua ai prossimi anni, siamo nella fase anche di costruzione del piano strategico nazionale, che sapete essere la novità più importante della PAC all'epoca del Green Deal in termini gestionali, che sono l'aumento della produttività in un mondo che cresce per popolazione, cresce per cambiamento dei stili di consumo, anche nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, e cambierà questo notevolmente la domanda di cibo e avrà effetti anche sui mercati internazionali, pensando a tenere materie prime in questa fase storica particolare, quindi c'è bisogno di più cibo, e dall'altro lato c'è bisogno di produrre più cibo con meno input, più output, meno input, produrre di più inquinando, usiamo questo brutto termine, perché l'agricoltura non inquina, di meno, quindi essendo più sostenibile dal punto di vista ambientale, coniugando la sostenibilità ambientale a quella economica. Questo devo dare di pari passo, non si realizza la sostenibilità ambientale in agricoltura imponendo tasse, limitazioni o vincoli alle imprese, ma investendo sull'impresa per renderla più sostenibile e anche più competitiva. Allora, qual è la politica che può mettere insieme questi obiettivi e questi strumenti? Io penso tanto una politica che crede in maniera convinta nell'innovazione, che cerca di stimolare l'impresa ad innovarsi, anche con finanziamenti intelligenti in tal senso, che cerca di favorire lo sviluppo delle conoscenze, il trasferimento delle conoscenze anche attraverso progetti di natura empirica, pragmatica, la caratteristica di questo luogo che non sarà soltanto un luogo di discussione teorica, per quanto importante, sul tema dell'innovazione, ma essendo un'azienda agricola operativa, perché Ricca Gioia è un'azienda agricola che produce non soltanto vino, anche se si caratterizza per il vino, sarà un luogo in cui l'innovazione la metteremo a terra, la sperimenteremo, cercheremo di trasmetterla agli operatori agricoli pavesi, non solo, quindi sarà un luogo vivo di innovazione, di sperimentazione, di trasferimento della conoscenza e in campo dentro. Quindi questa è la via per realizzare gli obiettivi del Green Deal, della Farm to Fork, cioè l'innovazione. Questa è la cifra di Reggio Lombardia, l'idea di Reggio Lombardia in termini di politica agricola. Ci voleva un luogo che avesse questa caratteristiche, questa vocazione, questa ambizione, mettendo insieme le più importanti conoscenze, esperienze in questo campo. Anche per, io vado verso la chiusura, anche per avere un approccio ambizioso. Uno dei primi, non dico obiettivi che lo devo dargli io, ma comunque di sensibilità che voglio trasmettere agli operatori, e ad esempio a ragionare sul tema dell'innovazione genetica. Io sono convinto che un aspetto importante che determinerà la competitività dell'agricoltura italiana sarà quello di abbracciare con convinzione l'innovazione genetica buona che sta venendo avanti, penso alla gestione genetica, penso a tutto ciò che consente oggi di accelerare l'evoluzione genetica delle piante senza scorciatoie tipo OGM o altro, che oggi rappresenta una novità importante per un paese come l'Italia, che da questo punto di vista è esposto al tema del cambiamento climatico e anche delle problematiche sanitarie conseguenti al cambiamento climatico, e che purtroppo compromettono la produttività e la qualità di certe produzioni importanti. Pensiamo ad esempio al mais, pensiamo al riso, pensiamo al frumento. Insomma, la Lombardia non può rimanere indietro. La Lombardia è la più importante regione agricola d'Italia, anche su questa frontiera, che spesso è un tabù, dobbiamo rompere il tabù, aprire un dibattito, cercare condivisione, alleanze con tutti i mondi che possono essere interessati, essere regione che sperimenta per primi in Italia in questo settore qua, ed essere regione insomma che da questo punto di vista crea l'alleanza necessaria anche per una condizione culturale del tema, con un mondo scientifico, con un mondo ambientalista, anche perché no, grazie appunto alla conoscenza che ci deriva appunto da mettere intorno al tavolo le esperienze più importanti in questo campo. Questo è il significato profondo di questa iniziativa, speriamo, sono convinto che avrà successo, perché basata su esigenze concrete, perché mette intorno al tavolo le intelligenze più importanti, perché guarda con attenzione e concretezza ciò che serve al comparto agricolo, e perché vuole realizzare gli obiettivi europei molto sfidanti,
ma con la visione giusta, cioè mettendo al centro l'impresa, la produttività, i preparatori, la produzione e non attraverso il scorso del tecnologico. Grazie e buon lavoro. Grazie. Missione e strategia di questa fondazione, nelle parole di Carlo Alberto Carnevale, presidente della Fondazione Ricadori. Prego. Allora, ho provato a chiedere alla nostra storia da Lombardi che parole raccontare del futuro di Ricadori. E mi è venuto in mente, Fabio, un manoscritto che sta alla Ambrosiana del 1482, mandato da Leonardo da Vinci a Ludovico IX. In cui lui si candida a fare l'ingegnere agricolo, territoriale. Questa lettera mi dice: ho modi di fare ponti leggerissimi, di fare canali. E mi sono immaginato che i miei soci della Fondazione Riccagioia scrivessero ai nuovi Ludovico il Moro, ai nuovi signori di Milano, si parla lì, cioè, sia chiaro, dicendo: sappiamo fare cose, ci date l'opportunità di farlo, ci date il terreno, il supporto istituzionale per farlo. Allora, Ludovico il Moro all'epoca soldò Leonardo, siccome non c'erano molte guerre da fare, cioè, dice, guarda, ci sarebbe anche quella refettoria di Santa Maria delle Grazie, se quella è un'imbiancata, perché Leonardo sapeva anche dipingere, forse poi abbiamo capito. Allora, io ho provato a chiedere ai soci della Fondazione Riccagioia quali sono le parole chiave che vogliamo scrivere alla nostra madre Regione Lombardia, perché ci mandi in giro per il mondo, perché questo è il punto di partenza di questo progetto, ma certamente è una storia che voglio raccontare a tutta la nazione, a tutta l'Europa e perché no, a tutto il mondo, visto che l'eccellenza dell'agricoltura e del cibo italiano ci sono riconosciute. Ho provato quindi a chiedere ai soci qualche parola chiave e ve le condivido, perché dentro c'è tutta la ricchezza del progetto Riccagioia e della volontà, e qui vedete tre assessori, di mettere insieme culture, linguaggi, forze, perché l'agricoltura c'è questa bellezza che riguarda tutti, non è una disciplina, è un linguaggio comune. Intorno alla tavola nascono le religioni, oltre che, se volete, le istituzioni. Qualche parola chiave per far capire il progetto di Riccagioia e le sue missioni. Comincio poi in ordine alfabetico per non e scontentare solo. Almaviva scrive dati, valorizzazione dei dati. Certo, il dato è il nuovo seme, il dato è nuova risorsa e per essere 5.0 abbiamo bisogno di un ecosistema che si scambi dati. Poi spero che l'assessore Fabrizio Sala, che in questo ha lunga tradizione, noi in Lombardia abbiamo E015, il più grande e strutturato ecosistema di scambi digitali, non solo d'Italia ma d'Europa. Diciamo, ne ho fatto parte, insomma, con Fabrizio abbiamo qualche anno scorso, il tema dei dati sarà fondamentale, i dati girano per il mondo. Bayer, Fabio, Bayer è qui per incarnare la tua sfida, la sfida della ricerca, la sfida di una ricerca sostenibile, di una ricerca che usa la scienza per impattare di meno, per incidere di meno e per dare di più, quindi produttività e sostenibilità che sono declinati. Cerea che mi dice: il mio territorio merita il mondo, e tramite l'e-commerce, tramite la logistica, tramite un internet che segmenta e sceglie clienti che vanno dalla nazione fino all'America, mi dice: prendo il locale e lo trasformo in globale. Gli amici di Coldiretti, che sono, se volete, l'interlocutore primario e che parlano di formazione, e perché questa è anche un'aula di formazione, questo è un posto dove si impara e dove ci si prende il coraggio, perché alla fine questo è il mestiere di fare impresa, no? Pensare all'impensabile, avere il coraggio di seminare ancora per la prossima stagione. ESRI, grandissimo polo di ricerca per descrivere il territorio in forma scientifica, rigorosa, anche qui dati che diventano modelli, che diventano chiavi di lettura e possono parlare con le macchine, con i clienti e i consumatori finali, con le istituzioni. GeoSmart Campus che mi ricorda che abbiamo bisogno di management, l'agricoltura non è soltanto eredità familiare, l'agricoltura è anche capacità di attrarre giovani, di attrarre risorse, ribelli che vogliono mettere in discussione il passato, non per trascurarlo, al contrario, per tutelarlo,
rinnovandolo continuamente. L'agricoltura è una storia continua di ribellione dell'uomo contro e insieme alla natura, se volete. Bonifica Ferraresi, posto che è il più grande imprenditore agricolo d'Italia, che mi ricorda e ci ricorda che abbiamo bisogno di precision agriculture, perché oggi l'agricoltura è sempre di più una scienza dell'utilizzo efficiente delle risorse, delle tecnologie applicate per minimizzare l'impatto sull'acqua, sui fertilizzanti. Gli amici di Tim e Olivetti che portano qui i ponti radio stavolta, no? I canali di trasmissione, e che hanno promesso di portarci il 5G, che è una bella roba visto che lo avete visto da wifi, non è che siamo proprio attrezzatissimi qui, no? Ci promettono di portare le nuvole, non solo quelle che ci fanno ogni tanto irrigare il terreno, ma anche quelle che ci danno la condivisione dei dati. Quindi anche qua la parola fondamentale è costruire futuro. Non c'è nemmeno l'articolo, perché non c'è un futuro, non c'è il futuro, ma ci sono tanti futuri da inventare. Farnsworth, che è stato anima insieme a Antonio Seggioli, e pronuncia la parola fondamentale, Stefano, cioè ecosistema, ovvero la capacità, questo 5.0, in cui oltre a tutta la filiera a monte, fatemi dire la filiera agritech classico, abbiamo anche il consumatore finale, e quindi il progetto diventa food tech, diventa quindi inclusivo del cliente finale, dell'utilizzatore finale di tutto il mondo, perché è un'agricoltura che sa rendersi tracciabile, sostenibile, digitale, parla tutto il mondo. Non abbiamo più solo consumatori, abbiamo consapevoli partecipanti a un progetto di sostenibilità, e mai come in questi giorni, in questi mesi, tutto questo sta diventando vero. E infine, anzi, all'inizio è ASAF che ci ha messo visione e azione, ma di più, ci ha messo cuore, ci ha messo testa, Massimo Ornaghi, Roberto Rofino, ci hanno messo tutto, non solo a Pug, ci hanno messo veramente tutta l'energia, e devo ringraziare Alessandro, il Presidente, per l'onore che mi fanno di chiedere a nome di ERSAF di fare sintesi di questo progetto. Davvero ottime le premesse di questa nascita della Fondazione Ricca Gioia, ora si misurerà nei fatti l'agire concreto che questo centro si propone di iniettare a vantaggio del territorio, del mondo agricolo lombardo e anche con progettualità di caratura nazionale.